a tutti, io sono Ilenia, bentornati in questo nuovissimo video. In particolare bentornati al mini progetto per il mese di ottobre dedicato alla quadrologia dell'amica geniale di Elena Ferrante. In particolare oggi la recensione del secondo volume, Storia del nuovo cognome, pubblicato nel 2012. Allora, in questo volume ritroviamo Elena e Lina, la loro amicizia, ma ovviamente cresciute. Siamo appena dopo l'adolescenza, quindi sui 19-20 anni, e vediamo come si evolve la loro amicizia e il loro rapporto in base a come ovviamente crescono loro, perché sono cresciute, sono cambiate, è cambiato il loro rapporto. Però ritroviamo anche tante cose che già sapevamo, già conoscevamo. Prima di tutto, Elena e Lila già sapevamo chi erano, sappiamo chi sono loro amici e rivali, tra virgolette, tutti i personaggi secondari di questa storia, e conosciamo i loro parenti, genitori, fratelli, eccetera, e conosciamo anche l'ambiente in cui vivono, nel rione di Napoli, il solito rione di Napoli, ma in questo caso siamo negli anni 70-75, quel periodo lì. E quindi è cambiata anche un po', diciamo, la società, sta cambiando un po' tutto, ovviamente, con il passare degli anni. Quindi, ovviamente, nonostante alcuni aspetti già presenti nel primo libro, questi ci sono ovviamente di nuovi, come altri personaggi, altri ambienti, altre città, altre situazioni. Quindi ci sono comunque altre cose da scoprire e ovviamente da conoscere più a fondo Elena e Lila, perché ovviamente con un libro solo abbiamo conosciuto solo le protagoniste bambine e adolescenti, quindi ora conosciamo ancora meglio, dopo aver letto questo libro, Elena e Lila. Ritroviamo anche lo stile di scrittura della Ferrante, che come dicevo nel scorso video, è preciso, conciso, ben ordinato, ordine cronologico come al solito, e con qualche frase e parola in dialetto napoletano che io continuo a non capire, ma non vi preoccupate perché in questo libro continuano ad esserci anche le traduzioni, quindi tranquilli, per chi come me non capisce una ceppa del dialetto napoletano ci sono le traduzioni, quindi tranquilli che si capisce tranquillamente la storia, poi sono ovviamente rare, diciamo, non è che ci sono in tutte le pagine. Comunque a me piace tanto, continua a piacermi lo stile della Ferrante, quindi va bene così. Allora, devo dire che si fa sempre più interessante il rapporto tra Elena e Lila, devo dire, perché ovviamente è cresciuto, è cambiato, si è evoluto anche comunque in base alle loro scelte di vita. E una cosa che ovviamente non concepisco è il carattere di Elena, cioè si sta sfarfullando anche lei, però ovviamente avendo un'amica come Lila, ovviamente si sa che si va a finire un po' così, ecco. Comunque, niente, diciamo che si ripete un po' tutto quello che ho già detto, ma ci sono nuovi personaggi molto interessanti che non so come facciano a sopportare Elena e Lila, soprattutto Elena che sta, diciamo, un po' così fanfullando, comunque a parte gli scherzi, si cresce, si cambia, si fanno decisioni che possono essere giuste o sbagliate, ma si fanno di impatto così, soprattutto in questa età, che ovviamente mi ci trovo anch'io. Io ho 21 anni, quindi diciamo che mi ritrovo nella fase di Elena e Lila in questo secondo volume. E devo dire che è stato pesante, un pochino più pesante questo libro da leggere rispetto al primo, prima di tutto perché sono 470 pagine e quindi tipo, ah, ok, nonostante ci abbia messo 5 giorni, questa volta un pochino di più perché sono stata un po' impegnata, poi il caldo, avendo letto d'estate, diciamo che non aiuta mai, diciamo. In estate forse dovrei leggere un po' libri più leggeri, più piccolini, nonostante la Ferrante abbia sempre, ripeto, questo stile di scrittura leggero, la storia è sempre quella che è, diciamo che non è da ingegnarsi a pensare a cose, insomma, è comunque da leggere anche in estate, ma per me qua leggere 470 pagine col caldo di agosto forse potevo anche evitare.
Devo dire che, appunto, secondo me, questi libri bisogna leggerli, diciamo, in autunno, ecco, in questo periodo, settembre, ottobre, quando si è un po' più freschi, un po' più, calduccio a casa, questo, secondo me, in questo periodo, insomma. Io sicuramente adesso non è che mi rileggo ora, perché, anche se mi piacerebbe. Perché ovviamente ho tantissimi altri libri da leggere, ma questo poco importa, giusto che stiamo parlando di un'altra cosa. Comunque, vi consiglio di leggere questi libri, soprattutto questo, in autunno, ecco, in autunno, inverno, tra settembre e novembre. Niente, diciamo che una cosa che non mi sta tanto a genio, non. Ovviamente contro anche di questo libro, ma di tutti i seguiti, diciamo, lì vedete tutte le saghe, ovviamente trilogie che hanno dei seguiti, ovviamente, è che essendo libri di passaggio, sono un po' tipo, ok, cioè no, potrebbero risultare un pochino noiosi, ecco, soprattutto quando sono il secondo o il terzo di una quadrologia, tra l'altro, soprattutto il secondo. Diciamo che potrebbe annoiare un pochino, soprattutto quando è più grande, però in questo caso ovviamente è uscito un pochino più grande rispetto al primo, perché ci sono, come dicevo prima, cose diverse, persone diverse, cose diverse, quindi diciamo si salva un po', per questo aspetto, perché altrimenti io tipo l'avrei tipo buttato nel cesso, perché tipo no grazie, anzi non l'avrei proprio comprato se sapevo che si ripetevano sempre le stesse cose. Però per fortuna non è così, perché non si ripete mai, essendo, diciamo, protagonisti cresciuti, tutto cresciuto, tutto cambiato, e quindi niente, ecco, questo è un video senza spoiler, non posso dire niente, quindi è già finito. Se vi è piaciuto lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questo libro, ovviamente se devi dargli spoiler, perché può darsi che chi guarderà questo video non ha ancora letto, o comunque sta leggendo questo libro. Iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto, attivate la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!